Migliaia di manifestanti a Lanciano sono stati il simbolo di una volontà collettiva, un banco di prova per dimostrare al governo nazionale il secco no alle trivellazioni petrolifere del famigerato articolo 38. Il passo successivo intanto è quello dell'interlocuzione politica che la Regione Abruzzo, attraverso i suoi massimi rappresentanti, sta anche in queste ore esplicando con il governo centrale. Quello che posso dire, anche in qualità di tenutario della delega all'ambiente e su mandato della Giunta, che se questa interlocuzione poi non dovesse sortire l'effetto sperato, ovvero una volontà condivisa di tornare su alcune decisioni, su alcune scelte che non coincidono con l'idea di sviluppo sostenibile che noi abbiamo nell'Abruzzo, noi saremo pronti ad agire in maniera concreta come abbiamo fatto finora in questi 10 mesi. Promette Sel che la battaglia proseguirà nelle aule di tribunale, laddove la volontà popolare può trovare giustizia. Questo è il passo da compiere dopo la manifestazione. Stiamo approfondendo in queste ore a tal riguardo il recentissimo decreto Guidi, che sembra, insomma, lo stiamo studiando proprio in questi momenti, includa un tentativo di bypass degli stessi ricorsi e quindi una, come dire, un modo di liberalizzare un po' tutte le ricerche e prospezioni petrolifere in Adriatico. Se così fosse, io presenterò in giunta a breve una proposta di delibera per ricorrere al TAR Lazio, che è la sede competente, avverso il decreto.